Eccoci qua, finalmente arrivato questo mega pacco della Osprey. Questo pacco è particolarmente importante per me perché mi sto preparando a un grande, grandissimo viaggio di cui vi parlerò a brevissimo sul canale, e ci sono alcuni accessori e lo zaino che potrebbe diventare lo zaino per questo viaggio. Ciao a tutti, io sono Simone di IoIlMioZaino.it, la piattaforma definitiva per ogni viaggiatore, dove i viaggiatori trovano tutto ciò di cui hanno bisogno, dall'attrezzatura a veri e propri metodi per viaggiare, dai consigli per lavorare viaggiando a come utilizzare il viaggio per migliorare noi stessi e trasformare la nostra vita in una grande avventura. Se tutto questo ti interessa, iscriviti al canale, lascia un like e segui la pagina Instagram, e adesso vediamo che cosa c'è in questo mega pacco Osprey. Partendo da questo qui, la roba più piccola, sono sempre alla ricerca di modi per migliorare il mio packing, ovvero il modo in cui organizzo il mio zaino, e questa è una sacca di compressione della Osprey che vi permette di comprimere indumenti, per lo più indumenti, però in un modo un po' diverso. Cioè, solitamente una sacca di compressione è praticamente un tubo di stoffa che voi caricate dall'altro e poi lo comprimete dal alto verso il basso, ok? Mentre questa sacca mi permetterà di avere un visuale molto più grande su tutta la mia roba, e poi la posso comprimere con queste due cinghiette. Facciamo subito una prova. Ora l'ho caricato completamente, come vedete adesso la sacca è bella grossa, e vediamo un attimo di comprimerla, vediamo cosa succede. Avrei potuto metterci ancora delle cose, eh? E l'effetto finito è questo. Comprime un bel po', non sono sicuro che funzioni bene come le sacche di compressione classiche, ma dovrò fare qualche test per vedere appunto se è meglio questa versione della Osprey o le sacche di compressione classiche. Tanto ne ho un sacco, poi vi farò anche un video, se avete le domande mettetemele nei commenti. Prossimo giocattolo dallo scatolone, vediamo cosa abbiamo. Lo zainetto pieghevole stagno della Osprey, ovvero uno zainetto pieghevole le cui cuciture sono sigillate con una specie di scotch, per semplificare, e ha una chiusura a roll top invece di una cerniera, in modo da fondamentalmente tenere la pioggia fuori. Vediamo com'è. Eccolo qua. E questo può essere anche la vostra, diciamo, copertura stagna in cui potete mettere tutta la borsa della macchina fotografica e tenerla un pochino più al sicuro. In più può essere il vostro frigo portatile, perché potete metterci del ghiaccio dentro, delle birre fredde, diciamo che non bagnate tutto quello che c'è fuori, e all'interno ovviamente le birre rimangono al freddo. Quindi ha un sacco di utilizzi e è una vita che volevo provarlo. Vediamo un attimo com'è. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo qua sotto un aggancio per una luce da bicicletta, qui abbiamo una taschina che tra l'altro ha anche la cerniera AquaGuard, non so se riuscite a vederla, ma è una cerniera che ha anche un rivestimento per aiutare con la diciamo col tenere l'acqua fuori. Ovviamente questa non è una cerniera stagna, se lo zaino dovesse finire sommerso l'acqua entrerà in questa tasca. In più immagino che magari le cuciture qui sul lato potrebbero non essere sigillate, potrebbero anche esserlo, però sicuramente è una tasca dove tenere qualcosa al sicuro dalla pioggia. Anche bella grossa questa tasca, devo dire. Ah sì, arriva praticamente a metà dello zaino, e in più ha all'interno un divisore. Ecco perché non riuscivo ad aprirlo, perché
ha un divisore interno con la appunto la key clip, la clip per le chiavi. Ah, ma devo studiare un attimino questa prima della recensione, ma hai fatto molto bene, in una maniera molto intelligente. Osprey veramente fenomenale. Ci metto qualcosa dentro, così vi date un'idea di che aspetto ha. Eccolo qui, con un cuscinetto dentro per farvi un attimo capire com'è. Poi ovviamente farò una recensione completa su questo zaino. Vediamo che cosa c'è. Qua sul lato ci sono due tasche elastiche con delle cinghie di compressione. Non so come mai queste due cinghie di compressione sono state messe qui, non so che senso abbia. Lo zaino si chiude con questo roll top che sinceramente ho fatto un po' fatica a chiudere. Dovrò capire un attimino com'è fatto, è un po' diverso da quelli che ho visto prima. Dentro le tasche non c'è niente, ma abbiamo un'altra cinghia, altre due cinghie che in teoria ti permettono di agganciare di chiudere il top dello zaino in questo modo qui, cioè quindi agganciando ogni lato a una cinghia e comprimendo, cosa che io non farò mai perché è una rottura di scatole allucinante ed è molto più comodo chiuderlo così. Però posso tenere queste cinghie nella tasca elastica e non mi daranno molto fastidio, non penso di averle tra le scatole. E siccome sono maschio e femmina, fammi vedere se, appunto, mi sembrava che fossero attaccate prima. Se sono maschio e femmina, quindi le potete agganciare l'una all'altra qua sul davanti, che vuol dire che volendo potete utilizzarle per trasportare oggetti davanti. Ottimo, mi piace questa cosa. Farò due prove e vi farò sapere. Poi sul retro invece abbiamo una piccola maniglietta. Questi spallacci sono fatti molto bene, sono sottili ma molto larghi. Di solito questo aumenta tanto la comodità. E ovviamente i materiali sono ultra traspiranti, sono fatti per asciugarsi velocemente, appunto dovreste bagnarvi con questo zaino. E c'è anche una cinghia pettorale con tanto di fischietto. Spero di non aver spaccato le orecchie. Fantastico! Questo penso potrebbe diventare uno dei miei accessori da viaggio preferiti, perché appunto è uno zainetto pieghevole, portatile, che serve sempre, appunto a tenuta stagna, quindi posso utilizzarlo per tutta una serie di attività. In più posso utilizzarlo come sacca stagna a sé, quindi frigo portatile, sicurezza, qualsiasi cosa. Anche sacca di compressione potenzialmente, perché lo posso arrotolare comprimendo tutto, poi chiudi, l'aria appunto non rientra e quindi rimane tutto compresso. Vi farò sapere e ovviamente farò un video soltanto su questo. E adesso vediamo il pezzo forte, lo zaino che stavamo aspettando. Questo è l'Osprey Farpoint Track 55. Vediamolo un po'. È ancora più figo di prima, si vede subito. Colori, bello, cosa abbiamo qui? Cominciamo a sganciare un po' tutto perché è legato come un salame. Che spettacolo! Wow! Ok, sì, questo qua è proprio uno zaino della Madonna. Lo vedete subito come lo aprite, la qualità dei materiali, i dettagli spiccano subito. Pazzesco. Questo lato qua vediamo l'entrata principale. Quindi questo zaino, se non avete visto la recensione della versione da 75 che vi lascio qui da qualche parte, è uno zaino ibrido fra viaggio, diciamo, e trekking, eccetera. O
chiamiamolo proprio uno zaino da viaggio e avventura, perché è uno zaino da viaggio, non ci sono tutte le caratteristiche che servono per fare i trail eccetera, anche se ce ne sono tante, ma ha un formato e soprattutto un sistema di sospensione estremamente comodo, e quindi potrete andare dovunque e tenerlo in spalla anche per tanto tanto tempo per qualsiasi tipologia di viaggio, e diciamo che si adatta molto a quello che penso di fare in questo mega viaggio che sto preparando. Allora, io vado subito ad aprire queste cinghie perché volevo vedere, esattamente, ci sono tre punti di aggancio per un altro zainetto. Volevo vedere questa caratteristica subito. Come vedete qua ci sono punti di aggancio su entrambi i lati per un altro zaino, perché sto cercando di decidere quale zainetto portarmi insieme a questo zaino, anche se ci sarà un altro zaino della Wandrid che potrebbe che andrà a combattere con questo zaino per il posto di zaino da viaggio nel viaggio più grande della mia vita. Farò probabilmente un duello, quindi stay tuned. Fantastico, questo qua, differentemente dallo zaino della versione da 75, non ha lo scomparto in basso, ma non me ne frega assolutamente niente. Il volume di questo zaino è enorme, fantastico. Guardate, qui si apre completamente, esattamente come una valigia. Dentro ci sono queste ali di compressione. Sono talmente emozionato che mi sto dimenticando che sto facendo una specie di video recensione, unboxing, eccetera. Qua ci sono queste ali di compressione, ovviamente con queste cinghie per andare a comprimere. Cosa figa, all'interno di una di queste ali, nascosta, c'è una tasca per tutta quella roba che magari volete tenere un pelino più al sicuro. C'è una tasca per una sacca idrica, con l'aggancio per la loro sacca idrica, qua, che tra l'altro io ho appena acquistato una sacca idrica della Osprey da 3 litri. Mi sa che il volume è esattamente quello di cui io ho bisogno, ma dovrò fare delle prove prima di decidere se questo sarà lo zaino per il mio mega viaggio. E ovviamente vi farò partecipe di tutte le decisioni, di tutte le prove, e piano piano, mentre io creerò questo viaggio, e voi imparerete a creare un viaggio simile insieme a me. Poi vi voglio far vedere un'altra cosa, anche se di nuovo vi farò una recensione completa di questo zaino, e se volete saperne di più su questo zaino comunque c'è il video che vi ho linkato prima sulla versione un pelino più grande. Qua in alto c'è la flight cover, che è praticamente una sacca, una copertura antipioggia per lo zaino, che però si può chiudere, come vedete, a un pannello. Quindi questa qua è la sacca antipioggia, questo è il pannello che si arrotola qui, e utilizzate questa come sacca antipioggia. Invece se dovete fare il check-in a questo zaino, chiudete tutto. Si può chiudere con il lucchetto, qua c'è una taschina per i vostri dati personali, potete mettere lo zaino nella stiva dell'aereo e salire in cabina con lo zainetto che avete staccato da questo zaino da utilizzare come bagaglio a mano, e poi lo riprenderete arrivati a destinazione. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e seguirmi su Instagram. Se state cercando qualsiasi di questi accessori, uno di questi accessori, vi lascio il link in descrizione. Grazie mille e alla prossima!